facendo, costruendo in questo modo la piazza della, della regione, perché qui è lo scempio. Sì, qui davanti. E ne abbiamo fatti tanti, utilizzando aree non 3 chilometri, ma neanche tanto, no, sarà un paio di chilometri, insomma. Peraltro ci arriva velocemente perché. Perché non è che davanti. Io faccio sedere il portiere. No, ma c'è un'altra sedia, poi vediamo il cambio di te allora. Sono in piedi, no, va bene. Lo fa l'intervento. Che è avvenuto appunto già 2 anni fa con la sottoscrizione Comunità Europea. Ed è questo il motivo per il quale la Puglia insieme al Ministero ha chiesto alle regioni di inviare delle proposte. Perché questo è sicuramente di rilevante importanza. In sostanza, ecco, io ho faccio un riassunto di quello che è stato il protocollo del documento, interventi programmati e finanziati. È in fase di redazione, abbiamo approvato in giugno di viaggiare anche su ferrovia. Quindi questi sono 2 sviluppi, quindi è come dire che... Buongiorno a tutti. Delle strozzature nella rete che ostacolano in definimento comunitario. In questo scenario si è avviato proprio il processo di elaborazione della proposta, è stato siglato il protocollo d'intesa tra le 4 regioni che proprio a colmare quell'anello mancante della dorsale adriatica che sarà praticamente riabilitata. Queste sono le finalità della rete TEN-T dell'intera dorsale adriatica, oltre ai Balcani e dell'Est Europa. Tra gli obiettivi specifici della proposta, naturalmente diciamo, della rete core entro il 2030, è migliorare la competitività delle diverse forme di intermodalità rispetto al trasporto stradale. Andranno rimossi proprio a condizioni orografiche. L'ultimo obiettivo è quello di andranno a interconnettere il versante adriatico con quello tirreno.